Bayek, sia lode agli dèi. Pensavo di dover attendere anni prima di rivederti. Pace a te, Menehet. Come sta la tua famiglia? I miei bambini sembrano crescere a vista d'occhio. Mia moglie e io non abbiamo mai una pausa. E tu? Ci sono notizie di... Nessuna. Dimenticavo. Ci sono molte cose nella tua vita di cui è meglio non parlare. Perdonami. Vedo dalle tue vesti che sei stato promosso. Ah, è vero. Il gran sacerdote, per sua grazia, mi ha nominato suo secondo. E il mio rango non è la sola cosa ad essere cambiata. Dovresti vedere com'è il tempio. Mi porterai a fare un giro? Ma certo, ti ci porto quando vuoi. Pronto a vedere il nostro bellissimo tempio? Dopo di te, Menehet. O meglio, servo della dea. Menehet è sufficiente, tu sei uno di famiglia. È migliorato dalle rovine che ho visto l'ultima volta. Yamu ora ospita spesso cerimonie che mostrano il nostro stile di vita rustico e che attirano visitatori con più oro che buon senso. Una descrizione perfetta degli Alessandrini. Come la mettiamo con la tua fede? Ti confesso che a volte mi sento un po' a disagio. Sconfitto da una banda di furfanti, silenziosi come spettri. Zio Bayek! Zio Bayek! Ciao, zio. Tesori miei, perché vi siete allontanati da vostra madre? In braccio, zio Bayek! Avanti, non c'è bisogno di attaccare un uomo alle spalle quando si è in 4 contro 1. Tu ci hai detto di sfruttare ogni vantaggio possibile contro i nemici pericolosi. Già. E io sono molto pericoloso! Nascondetevi! Il viandante è sulle vostre tracce! Chaye! Decision, Gerech! Non andare di là, Naila. Dai fastidio ai sacerdoti. Tuo padre vuole che tu vada a casa. Bestia, preparati a morire per mano del più forte dei gladiatori, Soris! Soris, stai indietro! Ma io voglio rimanere con te. Stavolta no, ma spero di poter venire a salutare tua madre. Keva! In nome degli dèi, che stai facendo laggiù? Volevo nascondermi, ma ora non riesco a uscire. Ho paura! Sta calmo.
Ti tiro fuori di lì. Di qua, nella galleria. Grazie, zio Bayek. Va dritto a casa da tua madre. Sarà in pensiero. Non se riguarda tuo padre. Asina, vieni subito giù da lì. Ma è un posto perfetto per guardare le stelle. Solo i sacerdoti possono entrare qui, lo sai. Sì, ma io volevo vedere... Basta. Vieni giù ora. Possiamo guardare le stelle dalla riva del fiume. Questo è l'ultimo bambino. Meglio dire a Menehet che i bambini stanno bene.